A storie impossibili, Valeria sostiene di ricevere degli SMS da questo coso. È impossibile. Ma no, è a casa con me. La polizza con il dispositivo che protegge la mia casa mi avvisa subito se c'è un imprevisto. Ah, quindi è un coso che cosa a caso? A caso. Vuoi solo il meglio per la tua casa? Anche noi. Per questo c'è A Casa Con Me. Grazie. No, ma ve lo ricordate quando avete fatto il giro del campo che sollevavate? Voi eravate... Allora non pesava. Non pesava allora, non pesava. Non pesava, diventava tutto più leggero. Questo non faceva il giro del campo. No, Antonio, però adesso ci devi raccontare qualcosina tu. No, quello che vuoi di quell'82, dai, ce ne dissero tante. Ma guarda, Fulvio, oppure sai, racconta come hai sbagliato il calcio. Ma guarda, è stato innanzitutto, senza togliere il merito agli altri mondiali, è chiaro che io e Fulvio la vediamo in maniera diversa, nel senso è stata una vittoria che ancora da oggi la ritengo una vittoria trasversale. Perché trasversale? Nel senso che ancora oggi quando incontri il ragazzino di 10 anni, che naturalmente non esisteva nell'82, dice: ah, poi hai vinto il mondiale, eccetera, io l'ho visto, perché ci sono dei genitori che col passare del tempo, dopo l'82, la fanno inculcata nella testa o la fanno vedere ai loro figli i video di quelle partite. Quindi questa è stata una vittoria trasversale che ancora dura, insieme naturalmente a quella all'ultima del 2006. Ed è stata, come diceva prima bene il direttore, questa è una vittoria che ha unito un paese in maniera incredibile, una vittoria meravigliosa che ha portato via come un colpo di vento tutti i problemi che aveva il paese in quel momento. Venivamo da periodi bui, e quello ha riunito un paese, e questo ti fa capire come lo sport può veramente far passare in secondo piano le problematiche di un paese e fa unire un popolo che si è rivisto in noi, che ha sposato quella nazionale e quel colore di e che ancora vi ricorda con grandissimo piacere. Fulvio, una vittoria contro tutti, cioè non eravate certo la squadra favorita, soprattutto dopo la prima fase, cioè c'erano Brasile e Argentina che avete eliminate, cioè avete fatto un'impresa. È chiaro che non puoi sintetizzare adesso in 2 minuti le emozioni che provavo nell'82, però ha ragione, come dire, è stata una vittoria contro tutto e tutti, nel senso che eravamo tanto odiati, però non c'è cosa più bella che essere odiato e poi essere amati, per cui è una vittoria. Tanti mi chiedono quali sono le emozioni, ma sai, le emozioni di abbracciare Pertini, per esempio, che è stato il Presidente della Repubblica più amato degli italiani, Erzort che è stato un esempio di professionalità, di un uomo tutto di un pezzo, un uomo integro. Io ho alcuni miei amici imprenditori che mi dicono, a proposito di quello che ha detto il direttore, anche ha detto Antonio, e quella vittoria lì rappresentò veramente lo snack, non so se vi ricordate, c'erano le targhe alterne, si andava in bicicletta, per cui il paese viveva una crisi profonda, si andava a cavallo, cioè una crisi profonda forse peggio di quella che stiamo attraversando adesso, però rappresentò lo slancio veramente per... Però io posso dire una cosa, perché quando ho visto la signora Ferrari, io posso dire che anch'io sono 2 volte campione del mondo, devo dire, non si stupisca, però chiaramente in modo diverso. Io sono campione del mondo anche nell'82, che è la cosa che naturalmente ritengo di più, ma anche da commentatore nel 2006, perché il buon Gianluca Zambrotta 9 anni fa alzò la Coppa del Mondo e io ero lì con la Rai naturalmente a commentare, per cui provai anch'io quell'emozione lì. Devo dire che poi quando festeggiamo il Circo Massimo, che c'erano milioni di persone al Circo Massimo, provai veramente un'emozione e allora dissi, pensa a cosa provarono allora nell'82 tutti i tifosi che poi si rilassavano sulle piazze, perché io la stessa cosa la provai nel 2006, per cui niente, cosa devo dire? La Coppa è qui, la dobbiamo dire grazie a noi, amore. Grazie a voi, grazie del mio invito, me l'avete fatta rivedere, sì, buono. Sì. È una vita che non la rivedo. Oltretutto che questa è quella che viene data dalla FIFA alla Federazione, poi la FIFA è quella che tutti fanno il giro e poi la rimettono nel forziere. E questa Coppa della FIFA, io non lo sapevo, ho saputo praticamente 5 anni fa,
che l'originale della FIFA, che viene portato in giro l'anno precedente ad ogni mondiale per farlo vedere a tutto il mondo, può essere soltanto toccata dai campioni del mondo. E io l'ho saputo da 5 e quindi quando io mi sono trovato la coppa quella della FIFA in giro per il mondo che andavo a vederla, la soddisfazione di alzare la teca, toccare, si vede che lavora in federazione. No, caro Michele, la federazione capisce tutto il mercato della 17ª federazione che vincerà la Coppa del Mondo, perché intorno alla Coppa del Mondo ci sono delle bandierine, ogni 4 anni aggiungono una bandierina, la 17ª è l'ultima possibile e quindi il regolamento della FIFA dice che il 17esimo vincitore la conserverà, come la Brasile doveva conservare la Copa prima di farsi la Copa e fondere. Posso dire una cosa? Chiedi di vincere la Coppa Nazionale Femminile. Ragazzi, sarebbe un grande passo avanti. E buon auspicio. Grazie Fulvio, grazie. Sabrina e Fulvio hanno appena trovato casa, solo che è trasparente. Ma no, questa è un'agenzia di Intesa San Paolo Casa, la società del gruppo Intesa San Paolo per chi vuole comprare, vendere o ristrutturare casa. Ti assistono anche nelle verifiche preliminari sugli immobili. Chiaro! Anzi, trasparente. Scopri Intesa San Paolo Casa,